È il primo ecoparco d'Abruzzo, lo realizza Ecolan a Lanciano. Ancora 20 giorni per terminare i lavori e poi sarà fruibile dai cittadini nel quartiere Santa Rita. 2.500 metri quadrati di area dove saranno attivate due strutture per la raccolta dei rifiuti. Una, spiega il presidente Massimo Ranieri, per il riciclo della plastica e consegnerà, in cambio di bottiglie di plastica, acqua microfiltrata oppure sapone liquido. L'altra è dedicata alle 300 utenze dei condomini della zona che saranno dotati di buste con QR code per una tariffazione puntuale di quanto si conferisce effettivamente nella struttura. I distributori potranno erogare anche buste per l'umido, borracce in alluminio e calendari della raccolta. Ci sarà una postazione anche per il ritiro automatico dell'olio esausto. Non mancheranno altri servizi come il parco giochi tradizionale per disabili, ma anche area fitness, panchine multimediali per ricarica di smartphone, wifi gratuito, area ricarica bici elettriche, monitor per comunicazioni istituzionali del comune, videosorveglianza H24 e ancora la distribuzione di acqua filtrata. Il progetto costa 90.000 euro. Questo sarà un luogo di aggregazione e un luogo di pubblica utilità. Di aggregazione perché ci sarà un'area dedicata addirittura al fitness, visto che c'è la pista, diciamo, ciclabile qui a fianco. E poi ci sarà un'area dedicata ai bambini, quindi un parco giochi, anche con attrezzature per i bimbi che hanno delle problematiche, quindi per i diversamente abili, e un'area di sgambamento dei cani. Associata, diciamo, a questo luogo, a queste strutture che dovranno aggregare i bambini e anche gli adulti, ci saranno due strutture, due co-box, uno per il conferimento delle plastiche. Con un sistema di punteggio l'utente può poi ricaricare acqua filtrata o addirittura il sapone. E poi c'è un'altra struttura che sarà utilizzata per 300 utenze di quest'area, quindi i kit condominiali saranno tolti dai condomini che saranno dati dall'amministrazione comunale e conferiranno tramite delle buste con il QR code direttamente in questa struttura. E qui sperimenteremo la cosiddetta tariffazione puntuale. Per quanto riguarda i tempi? I tempi, fra 20 giorni al massimo pensiamo di concludere i lavori e quindi di rendere poi usufruibile quest'area per tutti i cittadini di quest'area, di questa zona, di questo quartiere, ma anche di tutta la popolazione lancianese. Assieme ai due membri del CDA, Assunta Iocco e Antonio Scutti, Ranieri ha annunciato il finanziamento regionale di 200.000 euro per il progetto Mare Pulito al porto di Ortona, con la costituzione di un'associazione temporanea di scopo, Ecolan capofila, quindi Comune di Ortona, imprenditori della pesca e WWF. I rifiuti, soprattutto le scatole in polistirolo utilizzate per il pesce e spesso abbandonate in mare, saranno triturate per essere recuperate. Altra novità è il progetto europeo LIFE, comune capofila Lanciano, sul bacino del fiume Feltrino, a tema acqua, con particolare attenzione alla politica ambientale attraverso la bonifica dei siti contaminati. Ecolan sta infine predisponendo progetti per centri raccolta nei comuni di Lanciano, Tollo, San Vito, Orsogna, Monteferrante, Lama dei Peligni e Atessa, appena inaugurato quello di Guardia Grele. Il progetto a cui si fa riferimento è quello del progetto Mare Pulito, finanziato dalla Regione, e coinvolge il Comune di Ortona innanzitutto, la Ecolan come capofila, abbiamo costituito un'associazione temporanea di scopo, e ci sono le imprese armatrici di Ortona, ma non solo di Ortona, il WWF, il Flag La Costa dei Trabocchi, e il progetto prevede la pulizia del mare sostanzialmente, quindi i pescatori oltre al pesce con le reti riportano al porto anche rifiuti, spesso questi rifiuti vengono rigettati a mare e noi con queste strutture, con questi eco box sostanzialmente daremo la possibilità di conferire in maniera corretta e recuperare tutti i materiali che vengono riportati sulla terraferma. Ci sarà un'attrezzatura particolare, un trituratore del polistirolo, perché una delle esigenze particolari delle imprese armatrici sono le cassette di polistirolo. Quindi noi abbiamo messo nel progetto un trituratore che ci consentirà poi di recuperare tramite i consorzi filiera questo materiale.